Ciao, questo è un nuovo video che di solito che faccio sui film che riesco ad andarmi a recuperare nel guardare, anche se magari come film l'avevo già visto al cinema e non gli avevo ancora fatto il video dedicato e ho visto magari anche che adesso, essendo magari come film che è uscito essendo magari un film americano, è uscito nel 2017. Ma qua in Italia, essendo magari i soliti film americani, qua in Italia magari è uscito magari ad aprile del 2017, che adesso, essendo magari del 2016, adesso lo si può trovare magari anche magari sulle solite magari piattaforme. Se qualcuno ha qualche abbonamento lo può guardare magari anche gratis. Gli volevo dedicare questo video a dei Bye Bye Man, che è il solito film horror thriller che come regista è questo Stacy title, che dura 1 ora e 35 quasi, 1 ora e 33 di film, che magari, essendo magari, come si dice, horror, magari io l'avevo visto direttamente al cinema, come film che più che altro, come trama c'è questo Elliot, e con la fidanzata Sasha e l'amico John affittano questa villetta magari fuori città, ma ben presto cominciano a sentire magari dei, come si dice, dei rumori misteriosi a fare magari, come si dice, anche scoperte curiose, e questo sempre Elliot trova in un comodino un foglio con la scritta "non dirlo e non pensarlo", ripetuta infinite volte, e sotto inciso sul fondo, proprio la scritta dei Bye Bye Man. Quando può, così dice, quando i tre partecipano a una seduta magari spiritica guidata da Kim, che è una ragazza sensitiva, Elliot pronuncia proprio ad alta voce proprio il nome, e da lì avanti le loro magari vite sono magari in pericolo, che fin dalle promesse e i richiami proprio di The Bye Bye Man, come si dice, e come si dice, magari può sembrare, magari può magari ricordare magari altri tipi di film che sono magari usciti magari anche prima, proprio più che altro, come si dice, più che altro magari la trama era proprio su questo Bye Bye Man, che con questa magari che si ripete proprio questa frase "non dirlo, non pensarlo", che come film, magari anche se dura 1 ora e mezza, ho visto che come è girato, come è fatto, ci poteva magari anche stare, che ho visto che anche quando era uscito al cinema molta gente è andata a vederlo, perché come film, come film horror, poteva magari anche essere bello, e anche dalle recensioni che ho letto, magari anche dopo che l'avevo tipo andato a vederlo al cinema, ho visto che le recensioni erano anche, la maggior parte erano tipo, erano tipo positive, che come film era anche piaciuto,
che sicuramente magari a chi piace questo genere, magari horror, sicuramente magari è il solito, magari, sicuramente magari è uno di quei film da andarsi magari a recuperare, che come film magari può anche meritare che più che altro parla proprio di questi tre studenti universitari che si trasferiscono in questa villetta e si ritrovano proprio braccati magari da questa identità soprannaturale che si chiama proprio The Bye Bye Men, che sicuramente come film merita come altri, che sicuramente magari come al solito magari lascio sempre sotto in descrizione magari il video trailer e il cast degli attori che hanno partecipato a questo film, e magari se riesco a trovare qualche altra informazione la lascio sempre sotto assieme al video magari sotto magari in descrizione, e niente, quello che potevo magari dire su questo film magari l'ho già detta, e al massimo ci vediamo sicuramente magari più avanti sempre con altri video i soliti che porto magari sul mio canale, magari più avanti, che sicuramente ne farò altri di video, e niente, per adesso magari vi saluto e ci vediamo prossimamente magari sempre sul mio canale. Ciao.